Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La porta è importante in una casa. Certo, anche le finestre, mica si può vivere al buio, ma più importante è poter entrare e uscire. Gesù, il nostro Signore risorto, in questa domenica si presenta a noi così: io sono la porta delle pecore. Anche se il riferimento alle pecore potrebbe offendere qualcuno, trovo che è molto realistico, perfino incoraggiante. Sì, la società si è evoluta, emancipata sotto tanti punti di vista, ma per certi aspetti continua ad essere un gregge, sia in positivo che in negativo. E chi presume di voler essere diverso dagli altri, non di rado si ritrova semplicemente pecora di un altro gregge. Il gregge di cui parla il Vangelo non è un esercito, non si muove come un plotone. E poi il pastore è Gesù, un pastore che cammina davanti, attrae col suo richiamo, non sta dietro per costringere a camminare, magari a bastonate. Nel brano di questa domenica però Gesù Cristo si limita a presentarsi come porta delle pecore, porta dell'ovile. Se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà con piena libertà e disinvoltura. Entrare e uscire nel linguaggio della Bibbia vogliono dire vivere con dignità da persone che camminano a testa alta. Ma è davvero possibile al giorno d'oggi essere liberi e camminare a testa alta? E poi, chi è questo Gesù che pretende di essere la porta della nostra vita? Pietro l'Apostolo risponde così: è uno che ha scelto di vivere come un servo e ha dato la vita per amore sulla croce. Lo ritenevate un fallito? No, è la persona meglio riuscita a questo mondo. Ecco perché si presenta a noi con questa strana identità: io sono la porta, è attraverso di me che si entra e si esce con libertà. In questa domenica si celebra la giornata mondiale delle vocazioni. Vocazione significa chiamata. Chi crede sa che non è venuto al mondo per caso, ma perché qualcuno che l'ha pensato e amato da sempre l'ha chiamato alla vita. Questa parola però ha preso anche un significato più specifico. È la decisione di rispondere a Dio che chiama a donarsi a Lui e ai fratelli. In questa domenica si pregherà perché Dio renda più numerose queste vocazioni. Ci ascolterà oppure no? Ci ascolterà se anche noi a nostra volta lo sapremo ascoltare quando chiama. Se Gesù Cristo, anziché essere un innocuo soprammobile nelle nostre case o nelle nostre chiese, diventerà davvero la porta della nostra vita, allora probabilmente sapremo ascoltare Dio e così daremo anche a Lui la possibilità di ascoltare la nostra preghiera. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.